anni fa. Signore e signori, professor Baffone. Ma dove mi avete fatto venire? Che mi hanno scaricato in mezzo al bosco, no? Questo mondo de plastena. De plastena, signore. Perché oggi è tutto de plastena, qui tutto de foglie, ma il mondo è diventato oramai de plastena. Se le vede, io volevo mangiare una brioche qui, non l'hanno data. Ma è de plastena anche questa. Qui non si sa più niente che fa. Ecco, io che dire, vi volevo parlare del filosofo di Nietzsche, molto tra infinito e finito, ma non ho studiato niente, anche perché Nietzsche ci guarda da lassù, vi orienterei tutti a guardare per di là, ma non lo vedono. Ah, ma è Nietzsche, ecco, abbiamo anche Nietzsche, e io non lo sapevo, applauso a Nietzsche, non lo sapevano. Ecco, la distribuzione si parla che siamo in questo mondo de plastena, quest'erba che è sembrata vera, de plastena. Le sedie sono di plastena, le macchine di plastena, il pollo, si compra un pollo di plastena. E io sono un po' disperato, no, perché sono andato in chirurgia plastica per farmi il naso, me l'hanno fatto de plastena anche questo. Io non so più cosa fare, qui insomma, ecco. E qui non si sa più, ho fatto anche un elenco di cose, di disquisizioni, però è un po' come l'essere, il divenire. Quello che siamo e il divenire è quello che saremo. E questo è il massimo discorso di filosofia seria che vi possano fare. Sì, sì, grazie. Non so perché ridono. Mi si è messo qui la sedia dietro, che mi inquieta. Nietzsche qui che mi guarda dall'alto, signor Nietzsche, mi dia una mano lei, perché vede, io dovevo, mi venga a dare una mano, no? Piacere, Nietzsche, ma si scopre che uno non parlate niente, questo si arrabbia anche, meglio che sto zitto. Ecco, siamo tutti qui a queste performance d'arte che io ho osservato attentamente insieme a voi e che ho degustato con il suo significato intrinseco. Voi siete ignoranti, non ci ho capito niente. Ho visto l'andato fuoco a uno, c'è tutta la guardia forestale. Uno fuma una sigaretta, poi ha detto, qui ci faccio come la spengono con l'estintore, meglio di no. E la tua sigaretta è tutto de plastica. Anche il pennarello è de plastica. Insomma, ribelliamoci a questa plastica, a questo mondo de plastica. Perché riacquistiamo questo mondo vero come questi bei posti dove facciamo queste performance, anche perché se diventa tutto de plastena, che senso ha? E qui una breve disquisizione, una breve riflessione. State riflettendo? Sembra di no. Ecco. Vabbè, quando vi parlo riflettete, io rifletto, c'è il sole che mi prende qui, sto struggendo, no? Con la giacca e qui, c'è un caldo, si muore, mi hanno detto si vanno a Titalia, c'è un freddo, ho portato anche il cappotto, meno male non me lo sono messo, insomma si sperava ci fosse un po' freddo in Titalia, regolate un attimino che ci sia un po' freddo, sennò che a Titalia è se c'è freddo, insomma io ci si viene qui dalla Toscana e via, ecco. E qui concludo e vi lascio alla prossima presentazione del maestro Tang e ringrazio tutti. Arrivederci, mondo di plastica. Bravo, bravo. In bottega professor Baffoni. Bravo. Prima la nostra fila.